Ci siamo? Ecco, devo stare un po' più in qua. Cos'è questo? Ah, il microfono, non vedevo cosa inquadra esattamente la mia telecamera. Ok. No, così non mi vedete un cavolo. Insomma, si ritorna con Cyberlip. Ho detto perché proprio questo gioco del Neo Geo? Vabbè, Neo Geo è uscito anche per, ovviamente, arcade. Perché stavo pensando, stavo mangiando, ho detto, ah, ma ti ricordi? Sì, tra me e me pensavo, ah, fighissimo Cyberlip, giochiamoci. È uno sparatutto del 90, se non sbaglio. E usa il solito controller stick 8 direzioni, come c'è scritto in questo flyer molto carino, con questa illustrazione. E intanto volevo linkare, la solita, ho sbagliato, maledizione. Ed è un precursore un po' di Contra e di Metal Slug, perché Metal Slug sarebbe uscito solo un po' più tardi, da quel che ho letto, perché c'era una cosa che non mi tornava, però sicuramente è così. E ha delle meccaniche similari. Noi siamo dei soldati che sono mandati a sconfiggere questo Cyberlip, che è questo super computer che controlla tutti gli androidi. Terminator Anyone, no? Come si dice. Ecco qua, un attimo lo linko da una parte, allora. E con molta calma torniamo, mi dispiace per il mio un po' assenteismo, dopo ci sono stati vari eventi, cose varie, e però si recupera subito, dai, non ci incischiamo e andiamo a capire Cyberlip. Allora, volevo leggere anche una cosetta che avevo preparato. Se oggi ho molta calma, vedi, sto temporeggiando anche troppo. Ok, no, perché avevo letto una cosa di Cyberlip interessante, del 90, dell'SNK, eccetera, eccetera. Io mi avvalgo di Wikipedia, ma molte cose le so, ma io anche dei giochi che so memoria, guardo. La CPU è una Jamma, la Jamma famosa, no? Il chip dentro i cabinati. Nel 2030 Rick e Brooke, noi saremo, credo, Rick quello biondo, Brooke quello rosso, due soldati veterani umani vengono inviati da un non specifico governo federale in una disperata battaglia per salvare la Terra da Cyberleap, un supercomputer a capo di tutti gli eserciti androidi. Perfetto, qua dice, vabbè, classico, ci sono 6 livelli con il boss alla fine. La SNK negli anni successivi svilupperà la serie di Metal Slug, ma di Metal Slug mi sa che l'anno dopo, no? Non più di tanto, mi pare che non era così vecchio. E la possibilità ricorda molto Contra, vabbè, certo, è un po' Contra, un po' tutto, va bene, si muore con un colpo e boh, dai, let's go. Io torno sul Mame. Tolgo, no, rimango con la pausa, vi tolgo il flyer perché in verità era un bezel. Vi faccio vedere, non si possono vedere tutti, tipo se no dobbiamo giocare così che è ingiocabile, ma usiamo un 4 terzi classico perché a noi non ci interessano le cose croppate e blasfeme. Ram, ROM, check, ok. Tanto metto la chat. Basta, secco. Esatto, qua vedete che è così. Io mi abbasso un po' come al solito. Io spero che voi sentiate alla grande. C'ho il microfono proprio qua. Gestore streaming. La chat dove mi appare? Qua a posto. Volevo vedere se fa vedere qualcos'altro. Ecco, Rick e quell'altro che già mi sono scordato come si chiama. Vabbè. Inseriamo un po' di creditini e let's go. Comunque qua, vabbè, come al solito i giochi del Neo Geo usano quattro tasti, cioè hanno la plancia da quattro, ma molti ne usano solo due o tre massimo. Vabbè, già finito. Praticamente cosa succede? Spari, salti e cambi arma. Perfetto, siamo l'unica speranza. Infatti ambientazione molto Contra, molto Terminator. Molto Terminator, mi ricorda Contra 4, a dire la verità. Ma molto easy, non è che sia chissà quanto. Ok, ho impostato tutto prima. Si può sparare in quattro direzioni, purtroppo non c'è la diagonale. Io qui vado sotto perché prima quello lì mi ha gabbato.
bazooka, vedi, tipo rocket launcher della Situa. Perché uno in verità potrebbe anche andare appeso qui. Dove? Aspetta un attimo, non riesco. Oh, non riesco a vedere la chat. Ah no, è qui. Vabbè, esatto, quando muori risponi con sto trabiccolo interessante. Ah, wide è bello perché fa tre direzioni solo tenendo premuto praticamente. Oh, guarda che zompi che fa. E qua c'è uno dei miei tormentoni, che è qua che faceva Reload Magazine, mi sa che diceva. Cyber City, beh, è finito. Ah, c'abbiamo anche le option. No, che stolto. Beh, quindi muori anche a contatto, in effetti. Neo Geo, vedi lì c'è la maschera del Neo Geo che è un logo classic. Ecco qua fa Reload Magazine. Quanto mi piaceva sta voce così. Reloading Magazine. Bello lui, Mega Sprites. No, dicevo, sì, il tizio mascherato è un logo Neo Geo classico. Io perché ogni volta non so mai che gioco portare, no? Allora questo mi era venuto in mente perché a molti giochi sono belli farli a più giocatori, no? Ah no, quindi questo così. Se no, oggi ero indeciso tra questo, Roboarmi e Hitman. Eccolo. Però Hitman tocca un attimo. Perché siccome è tratto da un manga di Shotaro Shinomo, insomma, vi devo portare un po' di documentazione da far vedere che ce l'ho qualcosina, però. E niente, oggi Cyber Leap, questo me lo ricordo. Ah dai, ero sopra, fischia. Ok. Fa la bolletta, io però vado giù. Fa la bolla, io vado su. Adesso mi si riavvicina. Ah, perfetto. Scrivo là sulla chat per capire. Perfetto. Andiamo a investigare un po'. E aspettiamo per ulteriori ordini. Ready, go! Questi cosa sparano in diagonale? Vediamo. Ecco, no, infatti, porca miseria, lo sapevo, eh. Ma io posso andare su, no? C'ho il wide. Bella, questa è la classica colonia fatta, iscritta dentro un cilindro, tipo, cos'è? Io posso switchare wide, grenade. Ah, le grenade le lancia così. Allora io tengo wide. Ah, ok, posso cambiare. Quindi non c'è bisogno di consumare l'arma. Ah, auto è il machine gun, chiaramente. Dai, a me. Quindi le option danneggiano molto sgravate. Comunque ci siamo ridotti a quasi un episodio a settimana perché ti dico, da fine luglio è un casino, ci ho avuto un sacco da fare, ma infatti anche i miei amici mi hanno detto è normale, però tanto. Però almeno ci teniamo per quando siamo più persone.
i giochi migliori, insomma, quelli da fare in quattro. Magari recupereremo qualcosa dopo la settimana di Ferragosto. Adesso non so quando farò il prossimo, non vi posso assicurare niente, porca miseria. Sì, però mi fai continuare, spero. E vediamo come va, come la va. Reloading magazine. Quindi mi ricarica anche le armi. No. Poi il wide sta fermo, non posso neanche muovermi. Il boss? Ma il boss è sempre nelle location uguali. No! Mi ha colpito questo. Stava andando tanto bene. Adesso fa lo sparetto, io vado giù. Vabbè, quindi sì, è abbastanza fattibile 1cc secondo me questo, eh. Perché i boss, che sono una cosa un po' più ostica, hanno la loro sequenza abbastanza prevedibile. Andiamo giù. Addirittura più bivi ci sono. Ah, ok, una sessione. Una sezione proprio a scorrimento predefinita. Questo mi ricordo, okay, era bella l'animazione, infatti. Dai! Qua non è facile. Tocca schivare veramente tutto. Questo fa la curva, chiaro. Ah, ah. Andiamo un po', è tutto il gioco che noi cerchiamo. Questo super computer ci dovrebbe essere 6 stage in teoria. Comunque molto fatto bene, per essere del 90. C'è anche un gameplay abbastanza fluido, anche se non è proprio così ricco. Cioè i nemici non sono troppo vari, a dire la verità. Però insomma è carino, a me è sempre piaciuto come alternativa da fare in due. Ci giocavo con un mio amico dell'elementare. Oh, però come caspita fai lì? Veramente insidioso alcune volte. Attenzione! Ah, è qua dove fabbricano i super robots. E dai, mancava l'ultimo. Reloading magazine. Poi oggi un caldo di Dio. Dopo il mame si va al mare, classic. Questa settimana è un casino. Sono tutti, cioè, sono tutti qua tornati, quindi anche a giocare, non penso staranno guardando gli streaming. Tutti hanno le ferie, chiaramente, giustamente.
Ah, il boss cos'è? Mamma mia. Colpibile solo quella parte lì, ma se io switcho arma. Questa fa un sacco male, mi sa. Il fuoco fa sempre sto damage costante in tutti i giochi, che non è male per niente. Il fuoco è il top, la top arma sempre. Fa un DPS notevole. Guarda quanto danno. Adesso cambio ancora, mettiamo auto, c'ho wide. Ah, bazooka. Anche se non è molto controllabile, tipo. Oh! Dai, no, lì all'angolo. Come fu? Ecco, ah, ho sbagliato, ecco già. Perfetto. Cioè non si può neanche, non si poteva saltare, quindi era proprio la fine per me. Vado, sto boss, veramente schiaccio un bottone e è finita. Ah, ma lui aveva il jetpack. Perché non si può usare il jetpack in gameplay? Andiamo sempre giù, va. Una volta presa una via, bisogna seguirla. Perché l'ultimo livello, che in teoria non ci siamo arrivati, la posizione del boss finale non è fissa, capito? Lo devi cercare attraverso le stanze, ma non penso sia questo. Questo mi ricorda un pezzo di arca fischia, quanto non è sensibile in certi punti. Anzi, troppo sensibile. Di Ghosts and Ghosts, quello che ci sono le armature appese, bellissime. Mamma mia. Cosa ho fatto? Cosa non ho fatto? Dai. Posso morire schiacciato, non ci interessa. Aia. Perché mi devo. Posso fare. Un po' di crediti sulla sfiducia come al solito. Super grenade, magari. No, c'è la flamethrower, mi roga. Dai, ma non mi ha colpito. So essere fuori pericolo. Deduco, esatto, che escano cose da lì. Stavo per dire, sembra Space Invader sta sezione. Ma come fai quando. Se io mi abbasso, ok. Dai, ma ti dà danno anche da questa parte. Sì, ma io come faccio? Ma questo è l'unico punto forse safe? No? Questo one CC non saprei come farlo, sinceramente. Perché comunque ci sparano in quel pezzo lì, eh. Vabbè. Comunque non hanno troppa vita questi boss.
siamo 20 minuti, secondo me non ci è rimasto neanche tanto. Sempre giù, sempre giù. Ma come? Ma non è lo stesso pezzo di prima. Sì, ma questo come lo colpisco? Cioè nel senso. È la stessa, mica riesco a capire. Sì, mi pare di sì, la formazione dei balordi è la stessa, questa curva. O no? No, poi le scalinate è così, questo me lo ricordo bene. Ah, ok, poi si va avanti. Bello. Bello sto sfondo, mica me lo ricordavo. Oh, un po' di varietà, ci sono gli alienini. No, sgravato. Un po' i granchi di Metal Slug. No, c'era la scivolata e non me l'ha detto nel tutorial. Allora siete qualcosa, eh. No. Sì, c'ho un autismo per mettere il nome, però se no mi dà fastidio. Anche se dopo il gioco viene resettato effettivamente quando lo chiudo. Comunque vi ricordo sempre con un certo ritardo che se state vedendo su Twitch, iscrivetevi su Twitch, se no su YouTube, insomma, ci sono le repliche, sarei molto contento se gradireste vederle. Ovviamente non obbligo nessuno, questo è un progetto che porto avanti. Magari oggi è una puntata un po' così, perché magari non tutti piacciono giochi un po' più semplici. Perché non mi cambia arma? Perfetto. Look out below. Bello, almeno qua ci sono un po' di mostri vari. No, per guardare la chat che poi non c'è. Ahia, qua è dura. Dai, pensavo che lì ero abbastanza safe, invece. Comunque, questi qui non ti colpiscono. Vedi, ah, però con palla di fuoco e quelli lì non si poteva fare niente. Questo è un loop interessante quello che abbiamo creato. Armi non ne ho. Giù, 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 giù. Non dovrebbe aver rimasto molto conoscendo la vita di questo gioco. Oggi l'episodio è stato fatto un po' prima, magari qualcuno è in pausa pranzo, non lo so, però. Vabbè, ma chi ci vuoi che ci sia il 10 agosto a pranzo, dai.
Ma noi siamo qua con questa. No, stavolta vado su, non voglio prendere la sola di prima. Non mi ha fatto danger. Ah, ok. Perfetto. Poi mi ricordo uno spoilerino, poi vi dico. Quindi? Ah, pensavo. Bella stavolta. Alzo un po' da me. Vabbè, guarda, la gravità influenza un po' lo sparo, giustamente, perché andando giù, cioè non è che la gravità va a impattarsi con la ringhiera. Adesso le armi le proviamo a conservare per l'ipotetico boss. Secondo me c'è il boss finale qui. Mamma mia. Sì, però vieni giù, se no io come faccio? Dai, vabbè. Ma cos'è? Cioè, non mi dica che sono saltato proprio quando passava quel missile. Mamma mia. Sfruttiamo il nostro trabicolo per arrivare in. Ah, beh, qua ci si può addirittura arrampicare. E dai, questo sarà il boss final, dai. Un elicottero, dai, ridicolo. Porco zio. Cioè, dammi il tempo di reazione. Ma dai, tutto sto range, cioè. No. Non credo sia il boss finale, allora, mi viene da dire. Vabbè, lui sono quello che stai cercando, ok. Sono. Vabbè, l'importante è esserne consapevoli che sei stato evilly reprogrammed. Ah, è qua che è random. Giusto, ho letto che. Ah, ho capito. Boss Rush Classic. Ma questo, vabbè, a parte che ha fatto questa animazione così, stavo di lo so a memoria, però. Ah, ma è una testa di cavolo. Ah, di nuovo il nostro amico, che non sgancia subito la bomba in teoria. Però adesso sì. Adesso ne sgancia un'altra, sicuro.
sgancia un'altra. Ma uguale, basta che... Ah no, questo è molto simpa. Dai, ho perso l'auto, magari. Sbagliato. Ah, vedi che cambia. Ma allora tipo c'è un po' di lag. Quindi in verità se uno è fortunato può beccare subito la porta giusta, da quel che avevo letto. Io sinceramente non so manco se l'ho mai finito. Chissà se eravamo mai arrivati col mio amico qua, tanto non dura tanto. Dai, andiamo subito qui. Perfetto. Questo è bonus. Tu mi piace sta scena qua. Dai, questo, è questo, dai. Oh, Cyber Leap. Ah, infatti lo usano alla fine il jetpack, incredibile. Infatti sono delle labbra cibernetiche, infatti. E fin qui, vabbè che non abbiamo fatto ancora niente, perché finché colpiamo l'involucro esterno non è danneggiabile. Però qualcosa gli è arrivato, però... Aia, ho sbagliato. Però se l'involucro brilla vuol dire che in qualche modo si sparirà prima o poi, no? Ma guarda che la hitbox è talmente... Cosa mi ha colpito? Devo essermi distratto in qualche maniera. Adesso cominciano a cedere perché hanno subito fino adesso dei bei danni. Dai, il piedino mi ha preso. Ai 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 ai. È troppo lento, non so, non riesco a capire. Ok. Egitta è finita. Stavolta... boh, non so se sono io che colpisco male l'arcade stick. Per certi giochi sta preciso. Forse che oggi ho impostato un po' veloce, ma non ho controllato. Non ho ri riattaccato. Cioè, hai capito? In verità era tutto un complotto. Però di chi? Kawasaki chi è? Quello di... No, quell'altro non è quello di Metal Slug, non c'entra niente. Deru Deru, esatto, Deru Deru è, no, più che director, sì, designer del gioco. Quindi questo non l'ho mai capito. Cosa vuol dire che... Abbiamo liberato questo computer per far arrivare chi? Una minaccia peggiore, perché non erano gli stessi androidi, credo, perché no? Sarebbe stato deleterio mandare questo soldato a distruggere lo stesso esercito. Crazy Rob.
Comunque sì, dai, oggi l'episodio leggerino, gioco abbastanza tranquillo, comunque carino, molto carino, sai, del libro. Certo, non ci giocherei spesso, non è uno che dice, ah, me sparo, sai, del libro, però era giusto per farlo vedere e per fare una puntata anche per dimostrare che non sono morto. Però purtroppo è un periodo un po' così. L'estate scorsa avevo fatto più mame. Comunque potrebbe essere che l'ha laggato un po' il mio arcade stick, perché l'ho attaccato stavolta tramite, no vabbè, tramite, come si chiama, una dock station. Però l'altra volta la dock station è stata abbastanza buona per fare Mac Breaker, che è stato un episodio molto bello a cui sono molto affezionato, perché l'abbiamo finito tutti insieme, eccetera eccetera. Ok, e con la schermata Saberlib ci salutiamo, tanto non c'è nessuno oggi. E grazie per essere stati con me. Per chi c'è, per chi c'è stato e per chi ci sarà, potete recuperare tutti gli episodi ovviamente in differita su YouTube. E se siete su YouTube, beccatemi su Twitch oppure insomma seguitemi, che sono contento che arrivato a un tot avrò dei privilegi che certo non mi fanno comodo alla fine, però lo si fa per stare insieme. Ok, boh, dai, ci vediamo al prossimo Estate al Mame. Speriamo molto presto, altrimenti facciamo solite puntate di recupero un po' a settembre, come gli debiti. Boh, ciao ciao. Buona buona.